Dov'era l'antica Troia descritta da Omero? Per i più era una semplice invenzione, una fantasia del poeta che non aveva alcun riferimento con la realtà. Ma Heinrich Schliemann, un archeologo tedesco, sin dalla sua infanzia ha un progetto, un desiderio ben preciso: trovare i resti di questa antica città e dimostrare che Omero non ha inventato nulla. Per realizzare questo suo sogno, nato in questa povera e oscura città di provincia della Germania dell'Ottocento, egli affronterà ogni rischio e ogni disagio. Da garzone di bottega diventerà un mercante. Poi, successivamente, diventerà uno dei più ricchi e importanti commercianti europei. Nel frattempo, studia molte lingue, moderne e antiche, e ad un certo punto della sua vita, all'apice della sua ricchezza, decide di piantare tutto ed iniziare a dedicarsi alla ricerca archeologica. Troia è una famosa e antica città dell'Asia Minore situata all'imbocco dello stretto dei Dardanelli, nell'attuale Turchia. Attualmente si chiama Truva. È anche però un luogo mitico dei testi classici greci, chiamata anche Ilio. Fu fondata nel 3000 a.C., si dissolse nel 500 d.C. Oggi risulta localizzata sulla costa egea della Turchia ed è un sito archeologico designato come patrimonio dell'umanità dal 1998. La scoperta dell'antica e mitica città di Troia è merito dell'archeologo tedesco Heinrich Schliemann, 1822-1890, considerato il fondatore dell'archeologia greca. Schliemann era davvero un uomo dalla vita straordinaria. Ex commerciante, all'apice della sua ricchezza, abbandonò gli affari e si dedicò allo studio dei classici. Nel 1858, all'età di 36 anni, decide di coronare il suo sogno e di dedicarsi alla ricerca archeologica. E così si lanciò nella grande avventura. Egli era convinto che quello che descrisse il poeta Omero non era un'invenzione, ma realtà. E le sue convinzioni si rivelarono giuste. Heinrich Schliemann iniziò i suoi scavi nel 1870 senza la licenza da parte del governo turco. Iniziò a operare nella collina di Hisarlik e portò alla luce, poco alla volta, l'antica Troia. Il suo ritrovamento fu di fondamentale importanza per la storia dell'archeologia. Tra il 1870 e il 1890 fu rinvenuta una notevole quantità di materiale. Nonostante le controversie che a tutt'oggi sussistono sulla veridicità storica degli avvenimenti e sugli scritti di Omero, i due poemi, Iliade e Odissea, hanno reso possibile la scoperta delle presumibili mura di Troia. La mitologia greca sostiene che la guerra di Troia, che ha avuto luogo pressappoco tra il 1194 e il 1184 a.C., scoppiò a causa del rapimento di Elena, regina di Sparta, considerata la più bella donna del mondo, per mano di Paride, figlio di Priamo, re di Troia. Menelao, marito di Elena, e il fratello Agamennone radunarono un esercito formato dai maggiori comandanti dei regni greci e dai loro sudditi, muovendo una guerra contro Troia. Il conflitto durò per l'appunto 10 anni, con notevoli perdite in entrambi gli schieramenti, greci e troiani. Tra le vittime vi era anche Achille, grande guerriero greco, figlio del re Peleo e della ninfa Teti. Achille venne ucciso da Paride per vendicare la morte del fratello Ettore. Fu colpito da una freccia al tallone, suo punto debole, ma a determinare la caduta di Troia fu l'astuzia di Ulisse, il quale escogitò un suo piano per entrare oltre le mura della città. Fece costruire un enorme cavallo di legno posto su di una piattaforma con ruote e fatto passare come un dono ai troiani. All'interno di questo grande cavallo vi erano nascosti i guerrieri achei con Ulisse. Durante la notte uscirono e attaccarono di sorpresa la città. E così l'instancabile opera di Schliemann riportò in vita le leggende dell'antica Grecia,
Già nell'Ottocento tutte le persone colte conoscevano le vicende della guerra di Troia narrate da Omero, ma erano poche quelle che pensavano che tutto ciò fosse realmente accaduto. Il piccolo Schliemann, figlio di un pastore protestante tedesco, era tra coloro che ci credevano fermamente. Ancora bambino, rimase affascinato da una illustrazione dell'assedio di Troia e così, rivolgendosi a suo padre, disse: «Papà, se quelle mura sono realmente esistite, devono essere ancora là, seppellite nella sabbia. Un giorno le troverò». E quel sogno del bambino Schliemann si avverò.